si fosse collegato per seguirci per questo secondo nostro appuntamento online. Stasera parleremo di un libro, si può dire, molto particolare, su un tema molto particolare e ne parleremo con l'autore molto particolare, il professor Dino Mengozzi, che ringrazio per essere qui con noi, che è, correggimi Dino se sbaglio, perché i vostri curriculum vengono aggiornati continuamente, ordinario di storia contemporanea e storia sociale all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze Umane. Il professor Mengozzi si è occupato a lungo di storia del corpo, di storia sociale, politica, simbolica anche, se vogliamo, del corpo a cavallo tra 8 e 900. Questi suoi studi hanno dato corpo, è il caso di dire, a delle importanti monografie, ne ricordo soltanto due, edite entrambe da La Caita Editore: Garibaldi Taumaturgo, Reliquie laiche e politica nell'Ottocento del 2010, Corpi posseduti, martiri ed eroi dal Risorgimento a Pinocchio di 2 anni successivo, 2012. E poi il libro che presentiamo stasera, eccolo qua, Alfredo Oriani e il corpo in politica, asceta della modernità, precursore del fascismo e individualista senza eredi, pubblicato dai tipi del Ponte Vecchio di Cesena nel 2020. Questo libro nasce, si può dire, tutto interno alla Fondazione Casa di Oriani, perché prende il via da una bellissima conferenza tenuta dal professor Mengozzi al Cardello, la casa museo, la casa di la dimora storica di Alfredo Oriani a Casola Valsenio nel settembre del 2016, conferenza divenuta in seguito un saggio pubblicato sul numero 22 dei Quaderni del Cardello, l'annale della Fondazione Casa di Oriani, ripreso in forma ampliata, modificata nel numero 2 2019 della rivista quadrimestrale di storia contemporanea Memoria e Ricerca, promossa dalla Fondazione Casa di Oriani, e infine per l'appunto diventata questa monografia. Ci siamo detti con il professor Mengozzi, prima di lasciargli la parola, di chiarire, di raccontare brevissimamente a chi ci segue e che non fosse cosa probabilissima, del tutto addentro ai casi e alle vicende di Oriani, chi mai sia stato questo Alfredo Oriani, al quale è intitolata la nostra fondazione, la nostra biblioteca di storia contemporanea. E mi prendo io da direttore della fondazione questo compito. Ripeto brevissimamente. Alfredo Oriani nasce a Faenza nel 1852, muore nel 1909 a Casola Valsenio, al Cardello per l'appunto. È uno scrittore prolifico, poliedrico, diseguale, un intellettuale sicuramente non organico, mai organico, nemmeno al suo tempo, o meglio, soltanto in parte, pensatore politico spigoloso, anche contraddittorio, nonché grande appassionato di ciclismo. A buon diritto, anzi, lo possiamo considerare l'inventore del cicloturismo, e le pagine da lui dedicate alle due ruote sono davvero bellissime, ve ne consiglio la lettura, sono fra le più belle forse della letteratura italiana. Personaggio pubblico, ancorché solitario per vocazione, sostanzialmente misantropo, amato dal pubblico quanto quasi sempre misconosciuto dai critici, vedrà i propri meriti riconosciuti soltanto a un passo dalla morte, grazie a un articolo pubblicato da Benedetto Croce sulla rivista La Critica. Il giovane Benito Mussolini,
come del resto molti altri della sua generazione, collocati trasversalmente a sinistra come a destra, fu un grandissimo ammiratore, un grandissimo estimatore del pensiero di Oriani, tanto da considerare l'ultima sua opera saggistica, La rivolta ideale, pubblicata nel 1908, che qui vedete per l'appunto nella collana edita nell'opera Omnia, curata dallo stesso Mussolini nel corso del regime, da considerare, dicevo, La rivolta ideale uno dei suoi libri di formazione. Ecco, divenuto duce, Mussolini eleverà intorno alla figura di Oriani, eleverà, per meglio dire, la figura di Oriani, che ricordiamolo era morto nel 1909, quindi 10 anni prima la nascita del primo fascio di combattimento, niente meno che a precursore per antonomasia del fascismo. Il regime costruirà negli anni attorno alla figura di Oriani un autentico culto, il cui inizio si fa risalire proprio alla sacralizzazione delle spoglie mortali di Oriani al culmine della cosiddetta marcia al Cardello dell'aprile 1924, che è l'evento dal quale prende le mosse il libro del professor Dino Mengozzi, al quale, dopo questa introduzione, cedo volentieri la parola. Dino. Grazie molto, caro direttore. Io sì, partirei proprio da questo, più che sottolineare, come dire, i debiti ideologici che potremmo appurare perfino con un procedimento di tipo filologico, che certamente non sono mancati, perché Oriani è un pensatore contraddittorio, è, come dice Galli della Loggia, ha regalato idee a destra e a sinistra, e quindi certo anche al fascismo, non c'è dubbio. Ha pescato da Oriani l'idea di un'Italia imperiale che deve tornare grande, grande civilizzatrice, dunque anche col colonialismo, usando il colonialismo. Su questo non c'è dubbio. Oriani è un ammiratore di Crispi, per questo, anzi, è andato personalmente presso Crispi per farsi sentire come intellettuale, perché quest'Italia di una borghesia fiacca si rimetta in moto un po' alla Garibaldi, rimette in moto la storia. E quindi c'è questo elemento. La mia lettura, vorrebbe privilegiare degli aspetti che sono più, diciamo, aspetti religiosi, rituali, e cioè un'invenzione mitica, gli aspetti mitici, perché mi sembra che qui possiamo trovare proprio una delle chiavi del mito di Oriani, cioè in una sorta di idealizzazione che prescinde perfino dal pensiero chiaro, preferisce il gesto al pensiero. Se ne era accorto di questo perfino lo stesso Croce, del resto, perché Croce, in un articolo del 1935, proprio sulla sua rivista La Critica, nota nel 1935, e cito, e dice che a fronte di un richiamo continuo, perfino fastidioso, dice Croce, manca nel culto ufficiale, manca un concetto preciso o un giudizio particolare. Un giudizio particolare. Lo stesso biografo Bianchi, che fa una biografia per l'ente Oriani durante il fascismo, dice che l'interesse del fascismo fu più pratico che di idee. Perché in fondo quali sono davvero le idee prese da Oriani? Sono concetti vaghi, del tutto vaghi. E allora dove sta, secondo me, il punto? Sta nel fatto che ci fu una sacralizzazione del corpo. In quel corpo sacralizzato Mussolini si specchia e costruisce il culto di se stesso, non a caso,
perché a volte la storia ha anche questi appuntamenti così un po' a caso. Nello stesso 1924, un'altra delle grandi ideologie che è diventata Stato, e cioè in Unione Sovietica, il comunismo sovietico, fa la stessa cosa con il Liber Mort, con Lenin, lo stesso anno. Anzi, volendo essere precisi, Mussolini inizia prima, perché Mussolini rimuove il corpo nel 23, ha appena fatto la marcia su Roma nell'ottobre del 22, è appena diventato Presidente del Consiglio, già nel 23 pensa ad Oriani, tant'è che lo toglie dal piccolo cimitero di Casola, è vero, e gli inizia a costruirgli intorno quel grande mausoleo che è quello che è appunto la Fondazione Oriani cura ancora oggi, quella bellissima casa ristrutturata, e soprattutto dalla finestra di fronte allo studio di Oriani e alla camera da letto laddove è morto, il sarcofago bianco con il suo corpo messo là in bella mostra. E allora questa è l'operazione che viene fatta. Era dunque Oriani il precursore? Allora, torniamo un momento a ciò che è Oriani quando muore, perché quando Mussolini lo sposta nel sarcofago sono passati esattamente 14 anni dalla morte di Oriani. Oriani è morto nel 1909, il corpo viene rimosso nel 23. Chi è dunque Oriani quando muore per l'Italia di quel tempo? Ecco, Oriani alla morte, direi, è un inclassificabile. Se noi torniamo a leggere gli elogi funebri sui giornali del tempo, intanto notiamo che è abbastanza famoso, perché la stampa italiana, tutta la stampa italiana, si occupa della morte di questo intellettuale che dovrebbe essere marginale, invece marginale non è. No, assolutamente no, tutta la stampa si occupa di lui ed è nonostante si sia automarginalizzato ritirandosi in quell'eremo sperduto sull'Appennino tosco-emiliano. Esattamente, anche difficile da raggiungere perché oggi c'è la strada asfaltata eccetera, ma dobbiamo pensare a quei tempi, era veramente una cosa complessa E dunque è un intellettuale contraddittorio, tant'è che i giornali stessi lo giudicano un inclassificabile, quindi né di destra né di sinistra. Vi cito solo due cose. La stessa morte è oggetto di mancata unanimità. Ci sono giudizi contraddittori su come è morto, perché i fogli repubblicani, La Ragione, dice che Oriani ha mancato la sua morte in quanto non è morto da impenitente laico qual era nella vita di fatto, ma è morto pretendendo di essere un penitente, morto nella religione, morto in modo tradizionale, secondo, è vero, il costume tradizionale, facendosi confessare dal prete, e quindi da per prete. I fogli repubblicani questo è gravissimo. Dall'altra parte invece i fogli cattolici, L'Avvenire d'Italia, loda proprio questa anima ricca e mirabile che finalmente ha ritrovato se stessa. E quindi vedete, è contraddittorio. O ancora negli atteggiamenti politici, L'Avanti, il foglio socialista, dice era già un superato, quindi è morto qualcuno che in fondo era già morto. Mentre invece i fogli nazionalisti dicono no, è morto il profeta, quello che ha capito già qual è il destino dell'Italia, che è un destino di grandezza, di civilizzazione nel Mediterraneo, in particolare in Mediterraneo mare italiano, che è da civilizzare i popoli dell'altra sponda, ovviamente. Dunque, come vedete, profeta, incompreso, un tipo originale, ci sono tutti gli elementi che fanno già di lui, ripeto, prima del fascismo, qui siamo nel 1909, fanno di lui un uomo che dà, soprattutto per i nazionalisti, che sono quelli che più gli sono vicini, è un uomo che va ripagato,
perché in fondo è stato un grande. E quindi occorre mettere in atto una vendetta. La vendetta è fare sì che il pubblico lo scopra. Sono i nazionalisti i primi che si mettono su questa, Enrico Corradini, per questo, si mettono su questo. I fogli nazionalisti sono i più fedeli in questa materia. Però Corradini, che non a caso Mussolini citerà proprio insieme a Oriani come l'altra sua grande influenza giovanile. No. Questo è molto, dice molto della biografia mussoliniana, fin da quando era socialista. Fin da quando era socialista, sì. Anche Oriani, in fondo, no? Lo legge già da socialista, certo. Allora il socialismo è materialismo, e dice, vedete, avevo già un'anima altamente spirituale, avevo già un'attenzione enorme per lo spirito, perché leggevo Oriani. Ecco. Però lo straordinario è questo, che quella vendetta che alla morte i nazionalisti sognano, la mette in atto un liberale. Perché? Perché questo, dal 1912 al 1921, quindi siamo prima del fascismo, Croce con Missironi pubblica presso la Terza 18 volumi di Oriani, li ripubblica, 18 volumi di Oriani. Se poi aggiungiamo che La lotta politica in Italia, altro grande libro di Oriani, viene ripubblicato dalla Voce, noi praticamente abbiamo che quell'Italia liberale ingrata che lo ha ignorato, che l'ha fatto soffrire, in verità gli ha fatto l'opera anche prima di Mussolini. Prima di quella di Mussolini, sì. Anzi, Mussolini in fondo fa una fotocopia. Allora il problema... una ristampa. Il problema qui non è più di filologia. Il problema qui è perché una costruzione mitica si sovrappone a un'altra fino a farla sparire. Cioè, cosa hanno fatto i liberali? Tanto, però di fatto risultano come non aver fatto nulla. Perché cosa arriva? Arriva un atto d'imperio, il presidente del Consiglio, che, ripeto, nel 24, quindi siamo in quegli anni lì, nel 24 mette in atto l'opera omnia di Oriani, e quindi la costruisce, perché è Mussolini che dice che Oriani non è stato solo il profeta dell'Italia nuova, Oriani è stato il precursore. Allora, attenzione, perché non più il profeta ma il precursore? Chiaro, perché un profeta può restare profeta per tutta la vita, ma un precursore presuppone che ci sia un attuatore. Certo, e l'attuatore chi è? Va a vedere chi sarà mai l'attuatore di queste idee nuove. Ecco, e Mussolini, ovviamente, che su Oriani costruisce il culto di se stesso. Perché guardate, noi viviamo in un'epoca di totale individualismo. A noi non fa nessun effetto che uno esalti se stesso. Ma negli anni 20, uno che apertamente esalti se stesso non lo può fare, perché sarebbe un individualista assoluto, sarebbe un egoista, sarebbe una... lo deve fare attraverso un altro. Mussolini lo fa attraverso Oriani. Mussolini su Oriani parla di sé, costruisce il culto di sé, ma attraverso un morto al quale bisogna dare omaggio, cioè trasforma un'operazione di egotismo totale mascherata da altruismo, da un'opera... Da un'opera di bene, questo che è stato maltrattato, ignorato dall'Italia liberale, finalmente il fascismo lo valorizzerà a partire dalla tomba. Quella piccola tomba nel cimitero, tanto raccontano di nuovo il funerale, dice che non c'era nessuno, l'Italia l'aveva dimenticato, che tutti gli elogi funebri sono su tutti i giornali nazionali, è tutta una costruzione mitica. E quindi quel corpo viene messo nel sarcofago davanti alla finestra dove ha vergato le sue opere, dove era morto, perché la finestra a lato è quella della camera da letto, ovvero anche della camera mortuaria, quindi è come se Oriani fosse ancora lì in fondo, vivo, e quindi viene costruita una zona
un vero e proprio sagrato, destinato dunque, un'area cerimoniale destinata alle cerimonie, con discorsi, raduni, sulla quale appunto il sarcofago è bene in vista, tant'è che addirittura viene quel corpo viene antichizzato, perché viene messo in un sarcofago simil bizantino ravennate, vero? Il nostro Dirani raccontava che avrebbero voluto usare il vecchio sarcofago bizantino alato della chiesa di San Vitale. Io mi azzarderei di dire che ho fatto un po' di paragoni, era troppo piccolo. Mussolini ha veramente un'idea scenografica della politica, lo rifà uguale, notate, perché è la stessa, ma è più grande. È più grande e poi più bianco, ovviamente, anche perché ovviamente è materiale appena fabbricato, e quindi costruisce questo luogo che lo stesso figlio di Oriani, Ugo, definirà mausoleo sepolcrale. E tale è in effetti un vero e proprio mausoleo. Ecco, allora il punto è qui, riportare il corpo al centro della politica. Siamo negli anni in cui il corpo è arrivato al centro della politica, perché è stata la Grande Guerra. La Grande Guerra ha messo il corpo al centro della politica, pensate al Billy d'Ignoto, a tutto certo. Ciò che ha ruotato l'elaborazione del lutto, la scenografia, la scelta della barda, Aquileia, poi dopo il trasporto funebre, abbiamo delle descrizioni impressionanti, lungo il percorso la gente inginocchiata, e poi i mutilati, i feriti, il corpo è al centro della politica. Lo stesso Mussolini si presenta come il reduce delle trincee, è stato ferito, un corpo ferito, eccetera. Tenete conto di questo spirito religioso, lo stesso Padre Pio inizia i miracoli in questo frangente. Ecco. Dunque un corpo al centro della politica, ripeto, che è un fenomeno europeo, perché tutti gli stati liberali sul Milite Ignoto rifondano il loro patto nazionale. Lo fanno tutti. L'unico paese che non lo fa è la Russia sovietica, però lo fa con Lenin. In fondo lo fa perfino la Russia, anche se ideologicamente è con un altro segno. In Italia il Milite Ignoto viene posto sul monumento del Vittoriano, che proprio da allora prende il nome di Altare della Patria, perché fino ad allora era stato il Vittoriano, non l'Altare della. Quindi c'è veramente un mutamento, una rifondazione. Con una terminologia chiaramente derivata da quella religiosa. Religiosa, hanno dato la vita, i nuovi martiri. Anzi, uno studioso del purgatorio come Michel Vauvel, che è il mio maestro, dice che il purgatorio scompare con la Prima Guerra Mondiale, perché il purgatorio diventa questa terra. Il purgatorio, la gente è stato vissuto, si vive qui, c'è una caduta proprio dell'immaginario del purgatorio. Cioè sono elementi, questi qui, dell'immaginario, che sono importantissimi e non possono essere trascurati così, perché sarebbero irrazionali, perché è proprio nel loro essere irrazionali la loro potenza. E questo è il fatto, anche perché sono poi difficili da contestare. La vecchia sinistra, che è razionalista, come fa a contestare questi fenomeni qui, che sono fenomeni emotivi? E tenete conto allora che qui c'è veramente la chiave del fascismo diverso dallo Stato liberale. Perché in fondo se lo Stato liberale si rifonda sul Milite Ignoto, 1921, Mussolini nel 23 rifonda lo Stato fascista, Stato partito, su un altro che non è il Milite Ignoto dello Stato liberale, ma è Oriani, proclamato precursore del fascismo. E cioè veramente all'origine abbiamo questa doppia ricerca di sacralità o di rifondazione dello Stato. E Mussolini in fondo rende omaggio sempre al Milite Ignoto, ma è più apparente che reale in verità, perché già 2 anni dopo gli mette vicino la Cappella dei Martiri Fascisti. Cioè
il milite ignoto non è sufficiente. Fa Oriani e appunto il milite ignoto arricchito da una cappella con i martiri del fascismo, che sono quelli che contano per Mussolini. Dunque di qui l'elezione di Oriani. Ecco, l'elezione di Oriani. La famosa marcia che il direttore Alessandro e il professor Luparini citava prima, la marcia del 27 aprile 1924. L'andata alla casa natale di Oriani, laddove c'è il sepolcro già che aspetta ovviamente la cerimonia, la consacrazione ufficiale. E quindi questa marcia è una marcia metà militare e metà popolare, militare perché in avanti vanno gli arditi in bicicletta, armati, e poi dietro arriva la massa guidata da Mussolini, la massa parte da Riolo Terme, Mussolini è arrivato a Riolo Terme in treno fino a Castelbolognese in automobile e guida lui. Velocissimamente, come ci tornerei, esatto, chiaro, velocissimamente, da Riolo, questi qui lo aspettavano e Mussolini dà il segno. Questi speravano di andare in macchina, no, si va a piedi, è come veramente andare da un santuario, in un santuario, si deve camminare, arrivare puri, meditare per via. E quindi Mussolini in divisa guida questa marcia di ben 11 chilometri, a passo spedito ci mettono due in ore. In salita, di ben 11 chilometri in salita, tutta in salita. Ecco, chi volesse avere, lo provi, sono più di 5 chilometri all'ora, bisogna andare con un passo anche di molto, direi, veloce. Mussolini alla guida, tutti i giornali loderanno la freschezza, il passo giovanile di questo presidente del Consiglio, un passo da bersagliere, naturalmente in divisa, cioè mostrare l'energia, la forza di quest'Italia che deve rinascere, e vedremo che nel discorso che farà per Oriani sottolinea proprio questo, l'energia, dare energia al popolo, a quest'Italia che è stata un po' spenta, che ha sofferto per la guerra civile, che non ha trovato la pace nonostante che abbia vinto la guerra, e quindi l'energia. Tanto che chi non riesce a stargli dietro perché va veramente veloce, dice a un certo punto, siamo circa a metà del percorso, a Rivola, dice: non ho pietà per i grassi. È una frase che il Carlino mette, sottolinea. Oggi si direbbe body shaming all'ennesima potenza. Esatto. Se sei grasso ti devi vergognare, non sai gestirti, è questo, no? Non sai gestirti. E poi naturalmente la marcia è rumorosa, ci sono gli archi di trionfo, c'è la gente che applaude, l'arrivo però in silenzio. Mussolini si ritira in meditazione nello studio e nella camera dove è morto Oriani. Ecco, intanto fuori la gente si raccoglie intorno al sarcofago, ed ecco lo spettacolo di nuovo della modernità, perché noi non dobbiamo dimenticare che il fascismo è modernità, sottolinea e vuole la modernità, anzi insiste su questo, un aereo passa sulla folla a bassa quota, getta una corona d'alloro sul sepolcro e 3.000 manifestini tratti con dei brani tratti dalla Rivolta Ideale, il libro appunto Testamento di Oriani che prima il direttore ha mostrato. Era questa scenografia naturalmente un richiamo agli eroi della guerra, pensate Francesco Baracca, e al milite ignoto. Il funerale del milite ignoto, quando viene portato a Roma, viene costantemente sorvolato dagli aerei.
il treno funebre viene, questa scena della modernità, compresa quella che ricordava il direttore prima, Mussolini stesso che guida l'automobile a grande velocità, pur essendo presidente del consiglio avrebbe potuto avere l'autista, no, mai al mondo, la guida lui. E il discorso naturalmente alla sacralizzazione, Mussolini fa il discorso vicino al sarcofago, stando vicino al sarcofago, e sottolinea che appartiene alla stessa generazione di Oriani. Ecco, già questo. Oriani è del 52, Mussolini è dell'83, cioè ci sono 30 anni. La stessa generazione direi proprio non è, però la mitologia, nessuno gli rimprovera questo piccolo svista sulla data di nascita. Dice, sono della stessa generazione di Oriani, lo stesso Oriani sarebbe in camicia nera perché il figlio Ugo è qui ed è in camicia nera, quindi tra figlio e padre non ci sono due individui diversi, ma lo stesso individuo naturalmente, e Mussolini esalta in Oriani il genio. Il genio che non è stato capito, che lo ha illuminato, la lettura delle opere di Oriani, di questo genio, lo ha illuminato nei momenti difficili della sua vita politica, e qui ovviamente mira a giustificare l'interventismo, le svolte che avevano suscitato un grande dibattito intorno alla figura di Mussolini. E quindi, come vedete, Mussolini mira a fare coincidere la biografia di Oriani con se stesso, in fondo. Dal suo genio ha tratto ispiramento, poi la romagnolità. Mussolini non insiste tanto quando fa il discorso sulla romagnolità, ma ci pensano tutti i giornalisti poi il giorno dopo a fare il resoconto. Sono i due romagnoli, e quindi ancora sovrapposizione. E Mussolini nel discorso di sacralizzazione di Oriani a fianco del sarcofago non insiste tanto ancora sulle idee, salvo che questa: Oriani è stata un'avanguardia che ha esaltato le energie italiane, le energie della razza. Razza non vuol dire razza, vuol dire italianità. Genia. E quindi è stato coraggioso, ha portato una sfida a quell'Italia imbelle, a quell'Italia addormentata, a quell'Italia borghese, in fondo un po' il carduccianesimo, quell'Italia dei mercanti che venderebbe di tutto, che ha venduto anche l'anima, lo faceva già Carducci, è vero. E quindi il centro è qui, è un sollecitatore di energie. E lo stesso Mussolini lo ha mostrato con la marcia veloce, e alla fine è ancora questo insieme di, come dire, modernità e tradizione, il giuramento, ecco, una cerimonia religiosa. Prima del discorso un sacerdote ha benedetto il sarcofago proprio della chiesa. E poi naturalmente la benedizione mussoliniana, che è questa sacralizzazione di Oriani, e il giuramento finale. Si rivolge alle camicie nere, le chiama e dice: giuriamo sul corpo di Oriani, su questo tumulo glorioso, che a qualunque costo noi vogliamo che l'Italia sia grande. Questo è il giuramento. E dunque ancora grande significa tante cose, può essere grande nella cultura, può essere grande nello sport, ancora è molto vaga la cosa, grande con la guerra per esempio, ma non è detto, non c'è ancora scritto tutto questo. È un impegno però, come dire, a fare questo protettore, fare su questo protettore, mettere un impegno sacralizzato, per cui non può essere contestato, perché chiunque venga a contestare queste cose qui si espone alla bestemmia di fronte ad una cosa sacra. È un po' il mettere il discorso politico che c'è al fondo, metterlo al riparo da ogni discussione e da ogni critica,
Perché quando siamo di fronte a una sacralizzazione, chi urta la sacralizzazione rischia appunto di essere blasfemo. E allora Mussolini mette, dice, direi, fonda l'orianesimo su questa vena mistico-sentimentale, ed è certamente un caso straordinario da studiare nella storia, perché questa politicizzazione delle emozioni pubbliche, Mussolini è veramente un orchestratore straordinario in questo. Fa della fedeltà oriana la chiave di volta della legittimità del fascismo. In fondo, vedete, Mussolini adotta una strategia che sarà poi replicata nei regimi autoritari del Novecento, ed è questa: il mettere il corpo di un personaggio che è proclamato fondamentale per lo Stato alla portata di tutti, così da dare l'illusione che la legittimità del potere possa essere condivisa, alla portata di tutti. È quello che poi Stalin fa. Stalin cosa dice? Potete andare al mausoleo, a contatto con Lenin, che è la base del nostro Stato. È una forma di democrazia, tra virgolette, di una efficacia straordinaria. Cioè dà l'idea che le basi del potere possono essere condivise meglio che in una democrazia, dove il potere si replica con degli atti formali che sono le elezioni. Qui addirittura si dà l'idea di una legittimità che è condivisa, come si condivide il culto di un santo, si condividono le sue reliquie, si condivide il parlare con lui. Come vedremo, perché scherzate ragazzi miei, ma in certi casi veramente, non so, c'è il congresso degli scrittori, si chiede l'opinione di Oriani. Cosa avrebbe detto Oriani? Ma non lo dice l'ultimo, lo dice il direttore di un'importantissima rivista romana. Cosa avrebbe detto Oriani in questo momento? E quindi è come se Oriani continuasse a parlare. Quell'Italia liberale che gli avrebbe voluto togliere la parola, emarginandolo, il fascismo gliela dà. Con un colloquio d'oltretomba che a noi farebbe ridere. Ma a loro non fa affatto ridere. Loro ci credono. Questo è il problema. Culto, appunto, il culto con un santo, come la gente parla al santo, gli chiede favore, gli chiede protezione, gli chiede di risolvere i problemi della vita. Questo viene trasferito in politica. Ecco, e qui il corpo carismatico che conta è il corpo di Oriani. Intorno al sarcofago vedremo, ci sarà addirittura un inginocchiatoio, una donnina porterà un inginocchiatoio di legno. L'Oriani delineato da Mussolini, dunque, è più che altro è il genio. Però il culto, passando alla massa, diventa un culto al genio e all'incompreso, e cioè ha una visione tragica di Oriani, l'incompreso. In fondo poi un genio è un incompreso. È pacifico che un genio sia un incompreso, se è veramente un genio. E allora il punto è che questo genio incompreso fa nascere un mito, il mito del tragico Oriani, che è stato condotto a morte precoce da un'Italia liberale che non l'ha voluto capire, che lo ha emarginato, che gli ha impedito la fama che meritava, e quindi chi è che realizzerà questo? Il fascismo. Chi è che finalmente darà ad Oriani quello che meritava? Il fascismo. E quindi tutte le volte si torna a costruire questa passione guardate, insisto proprio sul termine passione, sapendo a cosa alludo, a questa passione di Oriani, cioè la sofferenza. La sofferenza, noi sappiamo benissimo che lui voleva essere a parte, ma così non viene letto. E nel mito Oriani è a parte perché soffre, perché l'Italia sorda non lo ha voluto ascoltare, lo ha emarginato. E quindi il mito di Oriani diventa un romanzo sentimentale
che tocca le corde popolari, che tutti possono capire, non ci sono grandi idee qui, perché è un romanzo di cadute, cadute risalite, ingiustizie infine vendicate, dal fascismo ovviamente, quindi l'orianesimo politicizza la figura di Oriani, però passando da questi elementi sentimentali, che possono essere capiti da tutti. In fondo, il culto di Oriani ha allo stesso tempo un aspetto alto, le idee, l'opera omnia, e questo aspetto popolare, di una vittima che deve essere vendicata. E come la possiamo vendicare? In tutti i modi. Vedremo come, anche con un viaggio, per esempio, con una gita, inizia un turismo ideologico che ha anche dei numeri abbastanza alti. Dunque, il culto del genio, dicevamo, il culto del genio e il culto ovviamente della vittima, questo doppio aspetto. Il culto del genio. Il culto del genio nella storia politica è un momento importante. Il culto del genio nasce tra la rivoluzione francese e l'epoca di Napoleone e l'avventura napoleonica. È lì che nasce il culto del genio. E però diventa popolare il culto del genio nell'Europa fra le due guerre, quando viene strumentalizzato e coltivato dalle religioni, grandi religioni politiche del Novecento. Comunismo sovietico, fascismo, nazismo. Il genio è la secolarizzazione in fondo di quell'autorità fascinosa che era nei santi, è un'autorità divina, perché il genio vede il futuro, vede davanti, e può essere un salvatore, un capo, nelle religioni politiche è un capo, naturalmente, il culto del capo. E qui avete tutti gli elementi del culto del capo. Busti, prima il direttore mostrava un bellissimo busto, che poi rimostreremo, fotografie, maschere mortuarie, ciocche di capelli, autografi, le ultime parole, quante. Insomma, quelle che potremmo chiamare in tutta tranquillità le reliquie politiche o le reliquie profane. La religione politica ha le reliquie politiche che non sono state studiate fino ad oggi, perché noi insistiamo con un'ipotesi razionalistica di lettura della storia politica e sbagliamo. Le reliquie politiche sono fondamentali, da Garibaldi in qua. Garibaldi è stato un vulcano, ma lui stesso lo ha fatto. Le sue ciocche di capelli sono ancora in giro nelle biblioteche, le gocce di sangue, la camicia rossa insanguinata, o la camicia rossa semplicemente perché l'ha toccata lui. E quindi Dino, per non parlare delle peripezie a cui Luzzatto, Sergio Luzzatto, ha dedicato un bellissimo libro dell'inizio degli anni 2000 del corpo di Mazzini, del corpo imbalsamato di Mazzini, la mummia della Repubblica si chiamava, pietrificato quel libro. Esattamente, pietrificato. È tolto dal sepolcro ed esposto ancora nel 1946, quando la Repubblica vince il referendum. Lo espongono, nonostante che la pietrificazione non fosse riuscita e quindi aveva il viso mezzo devastato, eccetera. Lo tengono esposto per un paio di settimane a Genova, al cimitero. A Stagliano, sì. Sì, il culto di Oriani dunque abbraccia tutti questi diversi strati, registri, quello popolare, quello colto, e viene mantenuto, alimentato questo culto dalle visite periodiche alla casa, ovviamente, che poi vengono tranquillamente sempre riportate dai giornali, spesso riportate dai giornali, e quindi contemplano un avvicinamento al suo corpo, agli scritti, agli ambienti nei quali ha vissuto. C'è chi perfino va a cercare sulla rola del camino i segni dei chiodi che aveva Oriani nei suoi scarponi da Montanaro, e ovviamente si inventano che lui stava davanti alla fiamma a meditare. A meditare, certo. È chiaro, è chiaro.
Cioè, questa ricerca, del contatto con il corpo, è appunto quell'epifania del sacro, che dà al visitatore l'idea proprio di partecipare così alla fondazione dello Stato fascista, alla fondazione del potere. E poi convegni, conferenze, anniversari, ogni volta che si trova un frammento di un inedito, i saggi ripubblicati, questi sono i diversi registri di cui si alimenta il mito, quindi tenuto insieme il tutto da una corda sentimentale che è quella di rendere a un martire del pensiero, vittima della vecchia Italia, giustizia, vendetta. Quindi è un mito militante. È una credenza militante, non è una cosa nostalgica. Quello la facevano i liberali, perché anche i liberali avevano iniziato, hanno fatto un paio di visite prima del fascismo al sepolcro, ma andavano a discutere di che? Di nulla, poche cose. Questo è un mito militante, questi carica di adrenalina i visitatori, che si sentono in dovere di rivendicare questa gloria italiana dimenticata da tutti. E quindi i pellegrinaggi al corpo di pietra sono simili a quelli che vengono fatti presso il mausoleo di Lenin. C'è pochissima differenza, se voi confrontate le esperienze raccontate, sono le stesse. Il corpo di Lenin addirittura ha il vantaggio di essere molto più visibile del corpo Doriani, ma anche il corpo Doriani, nel suo grande corpo di pietra, poi in fondo è molto visibile e presente. Il sarcofago, l'area viene tutta abbellita, era una dimora molto lugubre quando c'era Oriani. Se guardate alcune fotografie si vedono ancora le mura tutte scrostate, invece viene restaurato, il cardello, la casa natale, diventa una ricca casa di Romani di 300 anni fa. Ecco, questo lo dice la propaganda, è vero, e qui viene dichiarato monumento nazionale il 6 novembre del 24 e poi museo delle sue reliquie nel 29. E quindi busti, quadri, manoscritti, tutti i libri sono esposti, il suo studio così come l'ha lasciato, perfino il comodino della camera da letto viene lasciato con le medicine, i giornali aperti, è come se si fosse spento in quel momento, cioè evocare sempre questa presenza dello scrittore. Dunque un'area sacra che viene mantenuta, alimentata, ripeto, con una serie di cadenze, per esempio quella dell'Opera Omnia. Tra il 1923 e il 1933 vengono pubblicati 30 volumi dell'Opera Omnia e ogni volume è occasione di conferenze, presentazioni. C'è quasi una compagnia di conferenzieri itineranti specializzati in Oriani che alimentano il pathos sulla stampa e poi le visite sul luogo. La resa emotiva è enorme, fino all'autoinganno. Cito questo episodio. Si sa che la casa è stata restaurata. Lo si sa perché lo dicono i giornali fascisti, perché il duce ha voluto questo. Addirittura sulle quelle finestre, avete notato, se guardate bene, c'è la M proprio di Mussolini, le famose tre finestrine ad M. E dunque si sa che non era così ai tempi di Oriani. Eppure vi voglio citare solo questo. Una cattolica fascista, Tina Rossi Sabbatani, va in visita nel 1928. E ben sapendo tutto questo, dice che quelle trifore arcate trecentesche, che noi sappiamo essere state inventate dal restauratore, erano il rifugio degno di un ciclope o di una sceta. Pur sapendo che non era così, lei
dice che era così. Se ne autoconvince. Si autoconvince. Era colta quella che in contrasto con quanto si sa. Quindi anacronismo puro, ma non è questo che conta. Conta questa volontà di essere presente, di penetrare nell'intimo di questo ambiente, di un ambiente che è rassicurante. Notate che anche il sarcofago bianco diventa un elemento rassicurante perché? Perché è il segno di un corpo pacificato. Quel sarcofago bianco riscaldato dal sole, lo troviamo in tanti racconti, è che quell'anima di Oriani arrabbiata, è morto male perché credeva in una gloria che gli spettava e non l'ha avuta. Ebbene, finalmente quella gloria ce l'ha. Quel bel sarcofago è lui ed è rasserenato. E così risponde dall'oltretomba, in colloqui d'oltretomba. Ragazzi, ma quest'idea di un Oriani pacificato, pensate un po' alla potenza che ha un mito. La ripete Benedetto Croce, lo ripeto, Benedetto Croce, che aveva pubblicato praticamente l'opera omnia di Oriani durante l'età liberale, scrive nel 1934, sulle critiche, scrive che finalmente Oriani potrà trovare ora quella giustizia che merita e che finora gli è stata negata. Lo dice Croce. Contraddicendosi stesso. Ma come pacificato? L'aveva già pacificato lui perché gli aveva pubblicato 18 volumi dell'opera? No, perfino Croce ci cade. Ma è una cosa incredibile, cioè se noi misuriamo su questo. E quindi il turismo ideologico, naturalmente, che cerca le conferme del genio. Ecco, vi dico una cosa. Dov'è che si trova la conferma del genio visitando il Cardello? È molto semplice. Si va nello studio di Oriani, è talmente piccolo e la sua biblioteca è talmente povera che uno si chiede, ma è la documentazione dove l'ha avuto? Dove sono i libri che ha letto per scrivere tutto quello che ha scritto? È proprio questo il punto, che non avendo i libri, se ha scritto quello che ha scritto, cosa vuol dire? Che è un genio, beh, chiaro. Anzi, lo studio piccolo è la conferma del genio di Oriani. E quindi quando è vero, si va a cercare qualcosa che si vuole trovare, poi lo si trova. Comunque. Dino, sì. Visto che ci avviamo, abbiamo ancora 10 minuti alla conclusione, sì. Io intanto invito tutti quanti non solo a leggere il libro di Dino Mengozzi, ma a visitare il Cardello, perché al di là di tutto, al di là delle spoglie mortali e del corpo di pietra di Oriani, è un luogo bellissimo, magico, che tra l'altro proprio in questi mesi è stato sottoposto ad un importantissimo intervento di restauro finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, cofinanziato dalla Fondazione Casa di Oriani, che ha portato al restauro anche del famoso mausoleo più volte citato da Dino Mengozzi. La domanda con la quale volevo chiudere questa presentazione al professor Mengozzi è: che cosa è rimasto non tanto del culto di Oriani, perché sappiamo che il culto di Oriani finisce con il fascismo, sappiamo che questo esercizio, chiamiamolo pure, di appropriazione indebita della figura e dell'opera di Oriani da parte di Mussolini stenderà sulla memoria del povero Oriani un velo di oblio che durerà per molti anni, finché nel 1960 un altro grande protagonista della cultura italiana, Giovanni Spadolini, che era un grande ammiratore di Oriani, non curerà, aspettate un attimo,
si vede che non mi ero preparato prima, non curerà la pubblicazione di questo volume antologico stentoreamente intitolato Oriani nel 1960, che darà il via a una riscoperta dell'opera di Oriani. Ma quindi la domanda, più che del culto di Oriani, che cosa rimane del culto del corpo? Qual è l'eredità del culto del corpo politico nella politica successiva, fino ad arrivare anche ai giorni nostri? In parte lo hai già accennato con quel riferimento all'individualismo, no? Come se avesse dato via a uno sdoganamento dell'individualismo in politica. Ecco, una tua riflessione su questo. Sì, direttore, questo è un punto essenziale. Infatti il libro, quel libro che hai mostrato e di cui ti sono grato, finisce proprio su questo, cioè sulla bicicletta. Notate che nell'opera Omnia e nell'esaltazione che il fascismo fa, non si serve dell'Oriani ciclista. È vero che Repubblica l'opera la bicicletta, ma la fa pubblicare da uno, la premessa alla bicicletta la fa Papini e dice che odia la bicicletta. La odia. E quindi la fanno fare la premessa a un Papini che non è certo il più indicato per esaltare Oriani. Perché l'Oriani della bicicletta non sta nell'Oriani fascista, nel mito del fascismo? Perché l'Oriani della bicicletta è l'individualista, è il primo che scopre il tempo per sé, è come l'uomo che va al fiume con la canna da pesca. Alain Corbin l'ha detto, è l'invenzione del tempo per sé, è l'individualismo moderno. Oriani, in fondo, notate, se rileggete attentamente la bicicletta, c'è un contrasto in Oriani, quando incontra coloro che sono solamente turisti, li accompagna per un po' e poi scappa via perché Oriani è in bilico, da un lato il piacere del viaggio, ma deve culturalizzare quel viaggio, quindi Oriani ne approfitta per andare a visitare le chiese, andare a visitare i monumenti, le belle pitture. Però è anche vero che con quella bicicletta Oriani è il primo individualista aperto, e in questo senso acquista maggiore spessore tutta quella aneddotica sull'Oriani. Lo strambo Oriani che gira in divisa da ciclista anche quando in bicicletta non ci va più, perché appunto è l'immagine dell'individualista, no? Il vento sulla pelle, la bicicletta permette di vincere la notte, dice, si può passare nelle strade senza avere paura dei fantasmi. Ma questo è incredibile, è l'individualista moderno in fondo, e proprio nella bicicletta c'è lo stato nascente. Nessun autore, De Amicis per esempio, che pure scrive di biciclette, in verità De Amicis non conosce la bicicletta, ma neanche Pascoli. Oriani è l'unico che sale su quella bicicletta veramente e la usa e si mostra ciclista facendo ridere. Lo sa benissimo che la gente lo guarda, addirittura le donne si fanno il segno della croce quando passa lui con quelle gambe scoperte da ciclista, lui poi che ha una statura enorme da corazziere, immaginatelo. Ma è questo, è l'Oriani individualista. Gli aneddoti raccolti da Zama sono questa figura di un Oriani che si scosta dalla cultura comunitaria. E non a caso nel mito fascista, che è il mito del noi, non entra. Avete mai visto una celebrazione fascista sull'Oriani ciclista? Mai, viene dimenticato. Anzi, ripeto, la prefazione a quell'opera, che non potevano non pubblicare ovviamente la bicicletta, la fanno fare a Papini, che dice male della bicicletta. Anzi, nella prefazione parla del miracolo di un Oriani che sarebbe già stato cattolico non nel 1909 quando muore, ma addirittura nel 1893 quando fa il viaggio in bicicletta e falsifica la citazione. Esatto, la falsifica, perché di fronte alla Madonna dice si è inginocchiato. Ma se leggiamo invece il testo, Oriani si è inginocchiato
davanti all'opera di Luca della Robbia che ha dipinto la Madonna, non davanti alla Madonna in quanto miracolo dell'apparizione della Vergine. Oriani si è inginocchiato di fronte alla bravura dell'artista. All'opera d'arte. All'opera d'arte, è un'altra cosa. E quindi a questo siamo, cioè questo contrasto di un Oriani individualista e l'Oriani individualista non entra nel fascismo. Questo è il punto, secondo me. È la lezione maggiore che possiamo avere. Ecco, non so, Alessandro, se... Assolutamente. Allora, sì, siamo davvero ai titoli di coda. E io ringrazio il professor Mengozzi per questa bellissima, come definirla, carrellata. Vi invito tutti a leggere il libro, ricordo, pubblicato dall'editore Pontevecchio di Cesena, e vi invito a continuare a seguirci sulla nostra pagina Facebook, sulla quale vi annunceremo di volta in volta i prossimi appuntamenti con questo ciclo di presentazioni online. Io naturalmente spero, Dino, di poter ripetere, come si usa ora dire, in presenza, perché non riuscire a presentare un libro così bello su Alfredo Oriani alla Biblioteca Oriani mi pare veramente, a proposito di sacro e di profano, una bestemmia. Allora, grazie Dino. Grazie direttore. Speriamo di vederci presto e grazie a tutti voi per essere stati con noi. Buonasera. Buonasera.